chi è l'uomo bianco? Siamo noi in realtà, perché l'uomo bianco è la nostra natura, la nostra essenza, è ciò che noi siamo. E naturalmente non lo rinneghiamo, non ce lo sogniamo nemmeno, ma nello stesso tempo non ci siamo mai accontentati di essere l'uomo bianco. Nessuno di noi si presenta dicendo sono un uomo bianco, diciamo un sacco di altre cose. Abbiamo aggiunto mille sovrastrutture politiche, storiche, culturali, come degli abiti. Dico questo per dire che l'uomo bianco non è un punto di arrivo, ma è una spogliazione, è un ritorno alla nostra essenza primitiva, che non a caso è fatta di carne, di sangue, di colore della pelle. Quello di Traini è un caso esemplare che ricordiamo tutti: esce per strada a compiere un raid, spara 9 persone cercando degli uomini di colore che non conosce naturalmente, gli basta il colore della pelle. Quando succedono dei fatti di sangue, si dice era entrato in casa, aveva picchiato mio figlio, si cerca una giustificazione. Nel caso dell'uomo di colore si spara nell'indistinto nero e questo basta il colore della pelle come se fosse una giustificazione, anche se sarebbe facile dare la colpa alla politica ed è uno sport molto diffuso. Temo che la politica sia soltanto un acceleratore, un codificatore e poi quello che trae il beneficio. E non voglio diminuire le responsabilità della politica, ma voglio dire che le responsabilità sono nostre, sono della cosiddetta società, perché c'è un di più di ferocia nei comportamenti, di ferocia verbale, c'è un di più di crudeltà nelle posture che abbiamo, che non va ad aumentare la sicurezza degli italiani. E allora dobbiamo chiederci come mai si è rotto un tabù sociale, un tabù giudiziario, un tabù religioso, un tabù civile, un tabù morale, e si è saltato il limite dell'interdetto. C'era un interdetto di civiltà, dove le paure, le rabbie e il rancore rimanevano al di qua e non facevano prendere un fucile, una pistola e andare per strada a sparare contro qualcuno per il colore della pelle. Quindi quando si supera la soglia dell'interdetto, l'interdetto non vale più. È come se la società non riconoscesse il valore di certi tabù che radunavano in sé dei comandamenti che non erano soltanto giuridici ma erano appunto di civiltà. E quindi temo che la discesa continuerà, e questo riguarda tutti noi, anche perché ogni giorno noi dovremmo avere il dovere di fronte a certi comportamenti, certi discorsi, certe battute, certe barzellette, di alzare una mano e dire «Ehi, ma che cosa stai dicendo? Dove siamo arrivati?» Perché ogni giorno noi ci concediamo qualcosa che soltanto qualche anno fa non permettevamo noi stessi. Con i finestrini abbassati, l'uomo guardava i due marciapiedi, a destra e a sinistra, rallentava dovunque e vedeva persone muoversi da lontano, sole o in gruppo. È un registro comunicativo in più la lettura a voce alta e l'ascolto di un libro. E ho scoperto che è uno strumento in più anche per chi scrive, perché ascoltare le parole scritte è diverso che scorrerle con gli occhi. È strano dirlo, ma anche per chi scrive è una scoperta, è uno svelamento, è una rivelazione. È come se il libro prendesse una forma autonoma, è una dimensione in più.